Ciao a tutti, sono Salvatore, benvenuti nel mio studio. Oggi scopriremo i monitor Kali Audio. Prima di iniziare vorrei ringraziare Kali Audio e Leading Technologies. Iniziamo subito con un piccolo e veloce unboxing. Io per portarmi un po' avanti ho già tagliato e aperto gli scatoli, ma scopriremo insieme cosa contengono. Ecco subito la parte frontale, devo dire che è molto bella, che va a contraddistinguere subito i monitor Kali Audio rispetto ad altri monitor già in mercato. Adesso andremo a scoprire la parte posteriore dei monitor, quindi la sezione input e controlli. Troveremo la sezione per l'alimentazione, la manopola del volume, quindi del monitor, l'input XLR, TRS e anche RCA. Notiamo subito un grafico, uno schema davvero considero molto innovativo da parte di Kali Audio, con gli appositi trim subito sotto allo schema. Questo schema ci fornisce le informazioni su come impostare i monitor in base alla posizione all'interno del nostro studio. Eccoci di nuovo da questa parte, dopo aver fatto un piccolo unboxing insieme, scoperto tutte le caratteristiche e i punti di forza delle Kali Audio che le rendono delle casse davvero impattibili per il rapporto qualità-prezzo, adesso vorrei fare un test molto pratico, ossia come io da musicista e produttore utilizzo quotidianamente ed effettivamente i monitor, in questo caso le Kali, in studio. Il test si baserà sull'andare a registrare quella che è delle track di chitarra. Passeremo da una track clean, da una seconda molto distorta, quindi vorrei sentire e testare insieme a voi come le Kali rispondono e si comportano nell'utilizzo quotidiano che un musicista fa, quindi nel proprio home recording o in uno studio di registrazione. Passiamo direttamente al test. Andiamo ad ascoltare direttamente come le Kali rispondono a un utilizzo quotidiano, che sia una semplice registrazione di una chitarra in clean. Adesso andrò ad alzare notevolmente quello che è il suono dell'amplificatore, quindi vediamo come le Kali risponderanno a un suono molto molto distorto. Adesso passiamo alla parte finale del video, ossia alle conclusioni. Devo dire davvero ben poco, in quanto le Kali Audio mi sono piaciute davvero tanto, tanto, tanto. Considerando la qualità dei prodotti utilizzati per la costruzione e la qualità sonora, si presentano come delle casse in relazione al rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Per oggi il video finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace o condividere se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!